Sindaco, diverse difficoltà in questi giorni si sono registrate per le aziende di nettezza urbana, ma si deve parlare di emergenza, ci si deve preoccupare e l'amministrazione di Forio come si sta coordinando in merito? C'è stata la chiusura dello STIR di Giugliano proprio ieri, poi abbiamo avuto anche difficoltà con i traghetti, per cui per esempio come Forio e tutta l'isola sono rimasti i camion pieni sull'isola d'Ischia e i camion vuoti a Napoli che dovevano rientrare. Naturalmente questo problema dell'emergenza rifiuti sull'isola d'Ischia è una cosa che stiamo già vedendo con tutti i sindaci, come organizzarci. Stiamo cercando di individuare due siti importanti sul territorio per l'umido e per l'indifferenziato e poi diciamo, ogni comune farà un suo sito per quanto riguarda il differenziato, cartone, vetro, plastica e quant'altro. Purtroppo le solite difficoltà sono quelle dovute al piano paesaggistico territoriale che ci impedisce di poter fare diciamo, delle iniziative immediate. Comunque anche con la soprintendenza abbiamo aperto un discorso per cercare di dare un'accelerata a questa problematica. Speriamo quanto prima, entro quest'anno, al massimo entro la primavera, è un problema che dobbiamo risolvere, dobbiamo avere la tranquillità che se accade qualcosa in terraferma, negli STIR in terraferma, dobbiamo avere un'autonomia almeno di un paio di giorni.